Ultima settimana di regular season, i Colorado Rockies affrontano i San Diego Padres al Petco Park in questa ultima puntata per quanto riguarda la regular season della Zero to Hero Challenge prima di addentrarci a partire dalla prossima settimana in questi playoff, in una partita che è importante per i Rockies per arrivare al primo posto in division e qualificarsi appunto saltando un turno di questi playoff, in quanto la vincitrice si qualifica direttamente alle Division Series. L'avversario è San Diego, ma come stiamo vedendo da queste immagini, Colorado non sta producendo bene in attacco. Abbiamo visto lo strikeout di Adam Duvall, adesso invece l'eliminazione al volo di Charlie Blackmon per una partita che comunque è importante, ma che può comunque fare da bilancio a questi Colorado Rockies che hanno fatto un grandissimo lavoro nella off season, arrivando a puntellare questi talenti che nella vita vera hanno faticato a emergere. Qualche acquisto fondamentale invece è arrivato nel corso della stagione, vedi per esempio Will Smith, vedi per esempio Dustin May, vedi per esempio anche Adam Duvall. Questi grandi acquisti insieme al core di formazioni che abbiamo visto evidentemente in queste sei puntate precedenti hanno fatto sì che Colorado Rockies arrivassero a una posizione importante in questo momento nella partita con i San Diego Padres, che intanto sta scorrendo con le immagini. Il punteggio è 3-2 per i Padres. Colorado è in prima posizione, dietro c'è Los Angeles, San Francisco è terzo, i San Diego Padres in realtà sono di fatto after the music, ma in realtà siamo after the music anche noi in questa partita. Non invece Brian Servan, catcher di riserva dei Colorado Rockies, che impatta Joe Musgrove, che in questa partita ce l'ha fatta praticamente silenziare. Sesto doppio in stagione per Brian Servan, che appunto impatta questa palla di Musgrove e caccia in fondo nel buco tra esterno centro ed esterno sinistro. Era anche l'ultimo lancio, quello di Musgrove contro Servan. Entra Luis Garcia e elimina tutti i battitori che rimangono. CJ Cron viene eliminato in questa maniera, si chiude la parte alta dell'ottavo, punteggio che rimane 3-2, una partita che per il momento sembra intavolarsi verso la sconfitta dei Colorado Rockies, a maggior ragione quando entra Josh Hader, uno dei closer più importanti della Lega e non solo. Su sto gioco Hader è devastante, Chris Bryant lo sa e infatti prende una base per ball che può dare speranza a questi Colorado Rockies, che in realtà in questa partita non hanno performato alla grande. È uscito intanto Charlie Blackmon dal campo, entra Will Smith, il duello mancino contro mancino non era probabilmente sto granché, e allora entra una delle superstar arrivato dai Los Angeles Dodgers, ha già visto protagonista in questa stagione, non in questo caso perché arriva una battuta che passa oltre gli interni, ma come al solito il gioco di MLB The Show si ricorda con tanto discontinuo. Il gioco sulle basi non va nel migliore dei modi, è ball game al Petco Park, arriva l'eliminazione in seconda, i San Diego Padres vincono 3-2 e perdiamo una partita che forse poteva avere qualche chance, al netto che in realtà era una sconfitta abbastanza platonica. Abbiamo preso questa prima partita per introdurre le ultime partite della stagione, adesso ci affrontiamo in un'altra partita molto importante, quella contro i Los Angeles Dodgers, ed è importante perché la classifica di division è questa: Colorado è prima con 97 vittorie, Los Angeles è seconda 93, San Francisco è terza 87, San Diego comunque è buona con 84 vittorie ma è fuori dai playoff, ultima è Arizona con 61. Il succo del discorso è questo: una partita vinta dai Rockies li qualificherebbe in automatico verso i playoff come prima di division. Mookie Betts però non è d'accordo, arriva la varia del numero 50 singolo a battere di Nelson Lamet e la difesa che quindi contiene Mookie Betts in un singolo. Mookie Betts peraltro dovrà uscire dalla partita e come pinch runner entra James Outman, corridore molto veloce, però la difesa di Colorado fa il suo, arriva l'eliminazione da McMahon a CJ Cron, è eliminato Max Muncy, terza eliminazione, si chiude la parte alta dell'ottavo, punteggio che rimane quello di partenza, Colorado 5, Los Angeles Dodgers 4 e si va nella parte bassa dell'ottavo. Charlie Blackmon, il capitano, va ad affrontare Michael Grove, un rilievo lungo entrato di fatto a metà partita, arriva l'impatto di Charlie Blackmon che centra il buco tra esterno centro e sinistro, è un doppio per il capitano ed è un punto potenziale importante perché Charlie Blackmon si mette in posizione punto con questo doppio, trentesimo in stagione per il 19, palla impattata benissimo dal grande veterano della squadra che è rimasto nonostante nella vita vera i Colorado Rockies sia una squadra che facciano letteralmente ridere. Qui la corsa del veterano che di fatto si esibisce in uno stand up double, posizione punto dunque per i Colorado Rockies che proseguono. In battuta c'è Adam Duvall in questo momento, un eliminato, un ball e due strike a casa base. Il lancio di Grove però è fuori controllo, Blackmon non parte,
c'è il recupero da parte di Austin Barnes, che dunque limita la corsa a casa di Charlie Blackmon. E quindi attenzione che questa giocata non si possa, come dire, risultare decisiva in qualche modo. Lancio di Grove, intanto giro di mazza di Adam Duval, e questa palla si perde fuori dallo stadio. La troviamo nel parcheggio anche questa, fuori campo di Adam Duval, 31esimo fuori campo in stagione, un qualcosa di allucinante si è visto al Coors Field. Fuori campo da due punti, 7-4, ma la palla è letteralmente uscita fuori, l'abbiamo trovata davvero nel parcheggio. Questo missile di Duval che impatta questa slider in mezzo al piatto di Michael Grove, palla che si perde e farà delle stragi per le strade di Denver. Rivediamo, grande giro di mazza di Duval che scaraventa questa palla a 438 piedi, letteralmente fuori dallo stadio. 7-4 per i Colorado Rockies, che dunque mettono il margine di sicurezza importante per il closer, perché entra Pierce Johnson. It's closing time, ancora una volta per la 44esima salvezza in stagione. Affronta Pierce Johnson J.D. Martinez, il giocatore ex Boston Red Sox, però viene capponeggiato malissimo. Primo out per J.D. Martinez e i Los Angeles Dodgers. Battitore dopo, Austin Barnes, giro di mazza vuoto, palla però che viene persa. Will Smith a tempo però di completare l'eliminazione in prima ed effettuare dunque la seconda eliminazione. Meno un out dunque alla vittoria dei Los Angeles Dodgers, o meglio dei Colorado Rockies, che certificherebbe la prima posizione in division e di conseguenza qualificazione automatica alla postseason, al turno delle Division Series. Qui battuta di Vargas, viene preso al volo da Ryan McMahon ed è ball game al Coors Field. I Colorado Rockies vincono 7-4 e si qualificano dunque ai playoff direttamente come vincitrici di division. La certezza l'avevamo già nella partita scorsa, avevamo adesso la possibilità di vincere da primi della division, e quindi dopo il 2008, dopo i Colorado Rockies che andavano evidentemente alle finali, i Rockies tornano a vincere la National League West. Grande sorpresa la formazione dei Colorado Rockies. E adesso, ultima partita della stagione, vedete bene le statistiche, signori. Kyle Freeland nella parte alta del settimo è in no-hitter. La missione di questa sfida della March to October sarebbe quella di portare a termine questa no-hit. Primo battitore, Jurickson Profar, il grande ex della partita, viene capponeggiato malissimo. Knuckle curve che va a segno, giro di mazza vuoto da parte di Profar, che è arrivato ai Dodgers in cambio proprio di Will Smith. Freddie Freeman, il battitore dopo, viene eliminato in questo modo dal terza base dei Colorado Rockies, derubato di una valida da qui il canadese. Terzo battitore della parte alta del settimo, Mookie Betts, ha fatto valida la partita prima e fa valida anche nella partita odierna. Si rompe il no-hit nella parte alta del settimo con due eliminati. Arriva la validina di Mookie Betts, che dunque spegne il sogno per i Colorado Rockies. Freeland prova modo di rifarsi, strikeout sul britannico Trace Thompson, e dunque si rimane 3-0 per Colorado nella parte alta del settimo. Ci sarà modo ancora per vedere comunque una buonissima partita da parte di Kyle Freeland, anche se Chris Taylor sembra non essere d'accordo. Palla che si impenna ma che viene presa al volo da Ezequiel Tovar, con una corsa all'indietro anche abbastanza pericolosa a mio modo di vedere. Arriva comunque l'eliminazione in qualche maniera, Chris Taylor deve ritirarsi. Rivediamo qui quasi scontro tra Randall Grichuk e Ezequiel Tovar, eliminazione rischiosissima per i Colorado Rockies, che comunque proseguono nella loro grande marcia. 0-3 nella parte alta del nono, arriva comunque la valida di Miguel Rojas, che è stato l'ultimo nato della partita precedente. Qui arriva un'altra validina e piccolo spoiler, sarà una delle piccole gioie di questi Los Angeles Dodgers, che chiuderanno con due sole valide questa partita, perché questo che vediamo è l'ultimo out della partita. Il doppio gioco si completa ed è ancora una volta ball game al Coors Field. Vincono i Rockies 3-0, complete game shutout per Kyle Freeland, 17esima vittoria stagionale. Kyle Freeland sulla carta non era un grandissimo lanciatore, ma è stato una delle rivelazioni di questa squadra, l'abbiamo detto. Colorado in questa Zero to Hero Challenge ha fatto degli investimenti mirati con Dustin May, con Adam Duval, con Will Smith, ma soprattutto ha trovato in Kyle Freeland e nel monte rilievi soprattutto di Nelson Lamet, Daniel Bard e Pierce Johnson su tutti una grande garanzia. Con questa garanzia ci avviamo a concludere la stagione, finiamo con una vittoria
con i Minnesota Twins, e questa è la panoramica della stagione che ha visto i Colorado Rockies vincere 101 vittorie. Sulla carta ne dobbiamo fare 88, abbiamo fatto un più 13 di differenziale, miglior attacco, 12° monte di lancio, 18° fielding, ma con queste statistiche andiamo ai playoff e inizieremo settimana prossima con le Division Series. Il saluto da parte di Matthew Torgan.